La lunga querela sulla spesa farmaceutica porta i primi risultati. L'ASL Foggia sospende la sanzione ai medici di rimborsare i farmaci prescritti inappropriatamente. La decisione è di qualche ora fa, quando ieri l'ASL Foggia ha comunicato ai medici di famiglia la sanzione di rimborso delle prescrizioni inappropriate di farmaci. Al centro la riflessione del rispetto delle norme per il controllo della spesa farmaceutica, e dal sindacato SMI il dottor Pazienza evidenzia come gli effetti a valle, ovvero il rimborso di somme da parte dei medici, siano la conseguenza di scelte fatte a monte, ovvero il mancato rispetto delle norme sulla spesa farmaceutica. Ribadiamo perciò la richiesta di conoscere l'incidenza sulla spesa dei farmaci scaduti nelle farmacie ospedaliere. Farmaci mandati al macero con i relativi costi, continua il dottor Pazienza dello SMI. Qual è la spesa farmaceutica indotta, ovvero l'onerosa quota di farmaci che i medici di famiglia prescrivono per la mancata consegna dei farmaci del primo ciclo terapeutico da parte delle farmacie ospedaliere all'atto della dimissione ospedaliera dei malati? Le prescrizioni fatte da altri medici e anche quella degli specialisti privati a cui i pazienti si rivolgono, in ragione anche delle lunghe liste di attesa che ancora non si riesce a ridurre, alle risposte basate sui tecnicismi e la visione ragionieristiche, dice lo SMI, opponiamo la scelta quotidiana dell'assistenza al malato, che per la nostra missione è assolutamente preminente. Abbiamo posto queste questioni anche ai tavoli regionali, visto che il problema riguarda tutte le ASL della Puglia, senza fino ad oggi delle risposte concrete, così come abbiamo posto a livello nazionale la questione della revisione del prontuario terapeutico e l'abolizione delle note AIFA e dei piani terapeutici, che rappresentano atti amministrativi e non clinici rispetto alle quali siamo chiamati a rispondere patrimonialmente. In ragione di quanto appena detto, continuano dal sindacato medici italiani della Regione Puglia, valuteremo la possibile eventualità a non indicare noi le note con esborso conseguente di denaro da parte del cittadino per procurarsi farmaci. I medici devono essere appropriati sul piano clinico e non su quello economico, così come capire con chi ci confrontiamo sul tema dell'appropriatezza. Con la piattaforma Edotto o con i dirigenti amministrativi dell'ASL, o come ci sembra più giusto, con la scienza medica e le esigenze del malato? Chiediamo dunque, continuano dallo SMI, risposte gestionali ma anche organizzative, perché i medici non possono rispondere delle inefficienze del sistema sanitario regionale. Poniamo dunque, concludono, una questione che riguarda tutti i medici, non alcuni casi isolati che comunque vanno comunque approfonditi. Ci auguriamo di poter affrontare e approfondire questi temi nella terza commissione sanità regionale, dalla quale, dicono i medici dello SMI, ci aspettiamo di essere immediatamente convocati.